molto peggiorato secondo me il cinema italiano in questi 30 anni, per una ragione molto precisa, che si fa un cinema governato dal marketing, che gli attori sono praticamente sempre gli stessi che girano da film a film, che si fanno troppe commedie, soprattutto persone che non la sanno fare fanno una commedia, che non si fanno più dei grandi film d'autore, a parte Sorrentino al quale auguriamo all the best, però è raro trovare un Sorrentino, insomma i film d'autore latitano, non si fa più il film di genere soprattutto, il cinema italiano non fa più un film d'amore vero, non fa più un giallo vero, non fa più un film di paura, non fa più un film in costume, questo è un disastro. E come si fa? Si fa perché si deve fare riconquistando il pubblico, non pensando che i film si fanno soltanto per i festival o per i giornalisti amici. Bisogna ricollegare anche i grandi autori. Infatti Sorrentino fa tanti soldi anche al botteghino, perché come Fellini e come Visconti è un autore importantissimo ma di gusto popolare.